integrati. Le grandi profezie sul futuro dell'umanità. Amadeus Wolben, Amedeo Rotondi, a cura di VB, Ramatis. Socrate, Paolo di Tarso, Esteban, Giordano Bruno, Savonarola, Jan Hus, Giovanna d'Arco e altri esseri integrati nell'ideale superiore dello spirito, quando furono sottoposti a terribili torture, seppero morire serenamente, senza essere presi dal panico, tipico delle anime disperate per l'eccessivo attaccamento alla vita materiale. I cristiani, divorati nei circhi romani dalle fiere affamate, non morirono dalla paura. Le profezie da sole non creano panico e la crudele idea di perdere la vita fisica e i tesori del mondo provvisorio che genera delirio. Essendo allora l'istinto animale ciò che soffoca il riflesso superiore dello spirito. Convertitevi realmente al Vangelo come il Cristo, che è amore e rinuncia, e sparirà il pericolo del panico o della paura delle profezie impreviste. Ciascun fiore, come ciascun avvenimento, si realizza solamente nel suo clima favorevole. La più dantesca profezia sarà sempre inoffensiva di fronte alla serenità di Gesù per la sua assoluta rinuncia ai tesori della terra. Quando nell'intimo delle vostre anime si estinguerà la cupidigia, l'egoismo, l'avarizia, la vanità e la lussuria, allora considererete i profeti come inoffensivi anticipatori di avvenimenti futuri, il cui tragico aspetto svanirà di fronte ai vostri obiettivi più elevati.